Eravamo quattro amici al bar, si ritrovano intorno ad un caffè a nuocere inferiore gli esponenti politici di Fratelli d'Italia di Pagani. A raccolta il consigliere regionale Alberico Gambino, i consiglieri comunali Raffaellina Stoia e Gino Mongibello e Massimo D'Onofrio, già candidato sindaco di Fratelli d'Italia alle ultime amministrative. Obiettivo: parlare della riorganizzazione del partito nella città di Pagani, ma anche degli importanti appuntamenti alle porte, dalle elezioni provinciali al referendum. Riflettori puntati anche sulla situazione politica che si registra nella città di Pagani. Si parla di un avvicinamento di Bottone e dei suoi al Partito Democratico. Gambino e D'Onofrio non sono teneri. Fratelli d'Italia rappresenta in questo momento, attraverso il nostro capogruppo Raffaellina Stoia e tutti gli altri consiglieri, l'unica voce di opposizione in consiglio comunale, e senz'altro credo a questo punto, anche dalle voci che sentiamo, evidentemente l'unica voce di opposizione anche fuori dal consiglio comunale, e di questo io ne sono orgoglioso, perché ritengo validi i miei consiglieri e come dicevo dal primo giorno, quando qualcuno dall'interno li aveva anche attaccati, invece hanno dimostrato di essere coerenti con il loro mandato e lo saranno fino in fondo. All'opposizione di questa giunta del nulla e dei compromessi al ribasso che sta facendo dei danni incalcolabili alla nostra città. Da dove bisogna ripartire per ricreare un centrodestra coeso e unito nella città di Pagani in particolare, ma non solo, anche alla luce di quello che avviene, ne faceva riferimento a Pagani, dove il sindaco Bottone si starebbe avvicinando al Partito Democratico, insomma una coalizione che sta cambiando volto. Ma intanto sono voci non confermate, anche se le sue dichiarazioni vanno in questo senso. Lui dovrebbe innanzitutto, per trasparenza, dire alla città qual è il motivo del suo passaggio, perché nessuno gli crede quando si parla di un passaggio eventuale nel PD per il bene della città. Ciò dicesse qual è: arriveranno 50 milioni di euro dalla regione per Pagani e per l'agro? Voto anche io il PD, ci mancherebbe, io sono un uomo del territorio. Invece credo che questo sia un ipotetico passaggio legato a interessi politici personali, ma ancora di più io vedo in questo passaggio, essendo soprattutto in questo passaggio, puzza, e non dico puzza a caso, di compromesso. Un incontro con parte del gruppo consigliare di Pagani e con Massimo D'Onofrio, cosa bolle in pentola? Stamattina stavo prendendo un caffè qui e ho incontrato un po' di amici e niente. Sta anche un po' riorganizzando il partito ed il centrodestra, non solo a Pagani, su tutto il territorio. Assolutamente sì, questo credo che sia un discorso di grande attualità, di grande importanza, perché ritengo che il centrodestra da qui a breve si deve proporre all'opinione pubblica e quindi al popolo della provincia di Salerno come forza di governo. Siamo fortemente alternativi e critici rispetto alla gestione provinciale e regionale del centro-sinistra, e in virtù di tutto questo abbiamo, attraverso un grande lavoro che stiamo facendo in Regione Campania, messo in risalto le tante bugie, la sola propaganda mediatica del governatore De Luca, mentre purtroppo, ahi noi, i fatti restano al palo. Ci sono problemi in tutti quelli che sono i settori strategici di sviluppo della nostra provincia e della nostra regione, quindi bisogna voltare pagina e ricominciare con quella determinazione e quello spirito di coinvolgimento del popolo che, a mio avviso, il centrodestra può e deve mettere in campo. Chi si discute con noi, con Salvini, con Forza Italia, con tutti i partiti di centrodestra, anche con il partito di Angelino Alfano? Si discute innanzitutto con il popolo, perché io ho sempre ritenuto il popolo il mio vero, unico, grande interlocutore. E dopodiché, ovviamente, con tutte quelle forze politiche che si ritengono alternative a questo modus operandi. A Pagani ci sarebbe un avvicinamento di Bottone e dei suoi al Partito Democratico, un consiglio comunale che starebbe quasi per diventare monocolore, tutti intorno a Bottone, con solo la parte di Fratelli d'Italia che resterebbe in minoranza. Lì a Pagani cosa bisogna fare? Pagani è un discorso a parte, poi a tempo debito inizieremo a parlare anche di Pagani. Adesso credo che sia prematuro, stanno andando avanti. Io ovviamente anche su Pagani mi assumo le mie responsabilità, credo che in questo io abbia superato Caligola, il quale fece senatore un cavallo, e a suo tempo ho fatto asino un sindaco.